Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo primo appuntamento della nuova stagione invernale 2020 del Mercoledì della Cultura. E stasera intanto abbiamo veramente il piacere di avere tanta gente, siamo molto contenti, evidentemente insomma la nostra attività piano piano incomincia a prendere piede e stasera trattiamo un tema molto affascinante, il tema della difficoltà di fare previsioni. E, diciamo, è un tema che ci tocca un po' in vari contesti del nostro vivere quotidiano, insomma, quando consultiamo i siti delle previsioni del tempo o quando decidiamo di giocare dei numeri a Superenalotto o quando decidiamo ai noi di giocare in borsa, peggio ancora. Ed è un tema che soprattutto tocca delle discipline classiche e moderne della matematica e della fisica, quali ad esempio la teoria della probabilità, i sistemi dinamici, i sistemi complessi, il caos, il determinismo, eccetera. È un tema che in qualche modo ha suscitato nel corso della storia, della scienza, grandi problemi e grandi domande di forte impatto e anche di grande profondità a livello scientifico. E tra l'altro a questo tema, insomma, delle previsioni sono legati anche degli aspetti un po' di direzioni in qualche modo che deve prendere la scienza in futuro. Ed è insomma un incontro in cui al tempo stesso cercheremo di toccare, anche se in modo superficiale, appunto aspetti molto cruciali della scienza moderna, di grande impatto, anche a livello accademico ad esempio, però al tempo stesso vogliamo quindi rimanere su questioni che riguardano insomma il nostro vivere quotidiano. E il relatore di oggi è veramente una figura d'eccezione, il professor Angelo Vulpiani, professore ordinario di fisica teorica presso il Dipartimento di Fisica dell'Università Sapienza Roma, nonché anche membro del Faculty Board del programma di dottorato del Gran Sasso Science Institute in Mathematics in Natural, Social and Life Sciences. È una figura di spicco a livello internazionale in vari settori della fisica, vado a menzionare insomma caos e complessità, sistemi dinamici, meccanica statistica non equilibrio, turbolenza, insomma ci sono un sacco di risultati anche per quanto riguarda la turbolenza, trasporto e fenomeni di reazione e diffusione, autore di svariati libri e quasi 300 pubblicazioni. Vado a menzionare giusto alcuni riconoscimenti: nel 2008 è stato Outstanding Referee of the American Physical Society, dal 2016 al 2019 è stato professore al Centro Interdisciplinare Beniamino Segre dell'Accademia dei Lincei. Una cosa interessante che mi piace menzionare è che per 3 anni è stato anche qui all'Aquila come professore associato, per quattro anni, a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90. E la cosa importante appunto da dire è che il professor Vulpiani negli ultimi, non so, 10-15 anni più o meno, si è dedicato in maniera anche molto intensa e appassionata a un'attività di divulgatore dell'attività scientifica anche ad un pubblico diciamo più ampio, soprattutto su temi appunto quelli del determinismo e caos, probabilità e complessità e via dicendo. E c'è questo libro che è uscito da poco, che lui ha scritto insieme a Luca Gammaitoni, Perché è difficile prevedere il futuro, edito da Dedalo nel 2019. Quindi insomma direi che a questo punto siamo pronti per iniziare questo viaggio attraverso concetti, se vogliamo, anche un po' basilari della fisica e della matematica, ma come abbiamo detto legati a domande cruciali del nostro vivere quotidiano. Prego. Grazie. A me fa molto piacere di essere qui, anche perché appunto si sente? No, sì. Come stavo detto, ho avuto a che fare con l'Aquila, sono anche nato qui vicino e poi appena ho visto il nome dell'osteria ho subito accettato, perché io so cos'è la Pantasima ma un sacco di gente non lo sa, quindi diciamo è un po' una vergogna. Poi, però non fa parte del tema, ve lo racconto alla fine se volete cos'è la Pantasima. Allora, perché insomma, come è stato appena detto, diciamo, le previsioni sono importanti da molti punti di vista, anche pratici, sia pratici che concettuali. Io sono fisico teorico, quindi mi farò riferimento più agli aspetti diciamo, concettuali, teorici, ma però hanno delle conseguenze anche a livello pratico. Allora uno può cominciare, diciamo, perché uno vuole fare le previsioni? Vabbè, perché fare previsioni è ovvio, no? Uno vuole sapere quello che succede, no? Vabbè, questo però è un desiderio, ma perché è ragionevole pensare che sia possibile fare le previsioni? Allora, dietro questo c'è l'idea di regolarità, no? Chi fa scienza crede che nel mondo in cui siamo immersi ci siano certe regolarità,
e la scienza sostanzialmente si basa su queste regolarità. Questa è un'antichissima tradizione, insomma, lo trovate pure nella Bibbia, no? Nel Coelet, nell'Ecclesiaste, tutti si ricordano, non c'è niente di nuovo sotto il sole, ma la cosa importante da un punto di vista scientifico è quello che ha detto poco prima, ciò che è stato sarà e che ciò che si è fatto si rifarà, cioè l'idea di regolarità, che è un'idea che è utile, poi se è presa un po' troppo alla lettera può diventare pericolosa, come vedremo. Ora vediamo un po' le previsioni. Qui ho fatto un elenco di 6 tipi di previsioni e poi ve le commento, no? Cioè, una previsione è: quale sarà la prossima eclisse solare visibile da Roma? Questa è facile, cioè io non so la cosa, però insomma la cercate su internet, la trovate, diciamo, gli astronomi ve lo dicono, no? Insomma, le eclissi solari da qui a 100.000 anni si sanno benissimo. La prima è facile. La seconda domanda è: a che ora ci sarà l'alta marea domenica prossima a Pescara? Beh, qui siamo all'Aquila, a Pescara, se ero a Roma dicevo ostia. Allora, questo è facile, è facile, ma è incredibilmente facile, perché le maree nel Mediterraneo sono piccole, quindi anche se uno sbaglia non succede niente. Se invece andate sull'Atlantico, lì le maree sono di 8-10 metri. Quindi. Altra domanda: nevicherà a Campo Imperatore il prossimo fine settimana, venendo su, visto che non c'è neve manco a pagarla, cioè, quindi non lo so, quindi, diciamo, però si possono chiedere agli esperti di previsione del tempo, e questa è una cosa ragionevole. Una domanda che qui all'Aquila suona ovvia è: ci sarà un terremoto bello grosso nel prossimo anno nell'Italia centrale? Qui le cose diventano già un po' più complicate, poi vedremo perché. Quindi siamo andati in crescendo, da cose facili, le prime due, a una difficile, ma insomma alla portata degli specialisti, una che non è mica tanto chiaro se anche gli specialisti lo sanno dire. Poi, prima di giocare in borsa, che fa la borsa al prossimo trimestre? Questo è proprio, comincia a essere difficile, e qualcuno dice che forse non si può proprio dire niente. Poi ci sono quelle chiaramente assurde, è che la combinazione della prossima estrazione supererà l'8. Per la cronaca, l'altro giorno sono stato contattato dall'ufficio stampa del CNR che mi volevano portare in televisione a discutere con Selvaggio Lucarelli sulla non è uno scherzo, sul problema dei numeri della lotteria quasi attaccati. Quindi ho declinato gentilmente l'invito. Allora, qui Marco mi ha bacchettato benevolmente, perché più avanti ci sono qualche equazione, no? Ma vedo che in genere le equazioni qui non si mettono, però io ho promesso che cercherò di spiegarle, quindi voi non vi spaventate. Sdoganiamo l'equazione. Le equazioni sono una forma di stenografia, non c'è niente di misterioso. Allora, primo punto da capire, se vogliamo capire, primo punto da capire di un fenomeno di cui vogliamo fare la predizione è che tipo di fenomeno è. Ora, grosso modo, roughly, diciamo, noi fisici teorici o anche i matematici, grosso modo, dividono il mondo in due categorie. Diciamo, il mondo, più che il mondo, è la descrizione che facciamo del mondo, insomma, che non vogliamo entrare in cose di filosofia della scienza. I sistemi, diciamo, retti da regole deterministiche, e i sistemi retti da regole probabilistiche. Mo vediamo che vuol dire. Un altro punto, che forse invece di essere secondo dovrebbe essere il primo, è: quando si discute di un fenomeno bisogna chiarirsi bene l'idea di quali sono le variabili, perché noi in termine colloquiale diciamo nevica a Campo Imperatore, però a un meteorologo per fare la previsione della neve deve fare la previsione pure del vento, dell'umidità, di un sacco di cose, quindi diciamo deve essere chiaro quali sono le termini tecnici, diciamo, le variabili di stato, il vettore importante. Questo, badate bene, è un punto importantissimo e non banale, cioè se anche chi non ha studiato fisica si ricorda che c'è stato un certo salto fra Aristotele e Galileo, no? Il salto in che consiste? Ci sono stati tanti salti. Uno dei salti è che per Aristotele la cosa importante era la posizione, invece Galileo e poi Newton eccetera capì che non era importante solo la posizione ma anche la velocità. Questo è importante, questo è un punto, cioè tra Aristotele e Galileo ci sono 2000 anni più o meno.
Quindi se ci sono voluti 2000 anni per capire questo, vuoi capire che la cosa è decisamente complicata. Allora, vediamo un po', in ordine di difficoltà. In ordine di difficoltà uno potrebbe avere che le leggi, le regole esistono e si conoscono. Questo è esempio il caso dell'astronomia e della meteorologia, ok? Oppure ci sono delle situazioni in cui le regole esistono, ragionevolmente, però non si conoscono in modo del tutto preciso, come può essere la situazione dei terremoti. E poi c'è la situazione in cui non è chiaro se le leggi di evoluzione esistono, ad esempio in finanza. In finanza voi sapete ci sono le varie scuole, no? Ci sono i liberisti, i keynesiani, i monetaristi, quindi ovviamente questi hanno delle opinioni diverse. Oppure addirittura dei comportamenti sociali, se uno può cercare di prevedere i comportamenti, non dico delle singole persone, ma di un gruppo di persone. Allora, ecco qui la prima lezione, no, non vi spaventate, qui è scritto facile fra virgolette, il caso facile fra virgolette quando nell'equazione deterministica c'è un'equazione differenziale, orrore, non vi provo, cos'è un'equazione, no, per chi non ha mai seguito un corso, non si è iscritto a matematica, fisica o ingegneria, un'equazione differenziale è una regola, adesso la spiego, cioè una regola che vi dice, dato quello che c'è adesso, vi dico una regola fra poco, delta t piccolo. Okay? Ora, quindi, la regola è questa, quindi avete questi scarabocchi lassù, vogliono dire quella cosa sotto, cioè voi sapete la situazione x1, x2, xn al tempo t e quella regola vi dice come saranno le cose a un tempo t più delta t piccolo, ok? Allora, per la cronaca quella è praticamente come si mettono le equazioni al computer, non proprio così, ma insomma la ciccia è quella. Diciamo quella. Quindi, diciamo, quindi le equazioni differenziali sono delle regole che vi dicono come evolve il sistema. Okay. Ovviamente uno può dire, vabbè, queste regole ci stanno, ma io insomma, uno studente bravo di matematica che prende tutti 30 lode, le sa fare? No. Cioè, gli studenti di matematica e di fisica bravi sanno fare solo certe equazioni, non interessanti. Okay? Quelle interessanti non le sa fare nessuno, praticamente. Okay? Quindi la situazione è, ci sono dei casi in cui si possono trovare la soluzione, ma sono i casi degli esercizi. Ok? La situazione interessante è quando la soluzione non si sa trovare. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Allora, incominciamo con una situazione che si sa fare. Ok? Allora, tutti quanti abbiamo studiato al liceo forza uguale massa per accelerazione. Ricordate? Vagamente? Allora, e il caso più semplice della forza è la forza, quella si chiama forza elastica, cioè appendete una pallina, la appendete a una molla e quella la sposta un po', ok? Quindi X è lo spostamento rispetto all'equilibrio, questa qui è il famigerato oscillatore armonico, ok? Allora, questo è l'esercizio della serie, se proprio uno non lo vuole bocciare lo studente gli chiede questo, se non sa neanche questo va bene niente, allora è recuperabile, viene cacciato con ignominia e il professore si scoccia perché gli deve rifare l'esame un'altra volta. Allora, diciamo, in questo caso qua si sa fare, questo è uno dei pochi casi che si sa fare e fidatevi, la soluzione è quella là sotto. Comunque, diciamo, adesso l'importante qual è? L'importante, il messaggio è, voi sapete la posizione della pallina e la velocità della pallina a un certo tempo, ora voi, se quella è l'equazione del mondo, allora voi saprete la situazione della pallina da qui all'eternità e è quella là sotto, ok? Fa un'oscillazione così, insomma, segni così. Niente di interessante, però in questo caso si sa tutto, ok? Questo è un caso in cui si sa tutto. Ora, per esempio, le eclissi grosso modo stanno qui, nel senso che non sono proprio così, però diciamo sostanzialmente è una situazione del genere, perché la cosa è periodica. Infatti, per esempio, le eclissi le sapevano predire pure i babilonesi, che non conoscevano la dinamica di Newton, però avevano sgamato che la cosa era periodica, quindi se la cosa è periodica, dopo un po' uno lo capisce, ok? Adesso uno può dire, benissimo, allora gli studenti, anche quelli bravissimi non lo sanno fare, ma adesso abbiamo i computer, non è che prendiamo un computer e facciamo questa cosa qua, no? Facciamo questo giochetto qua, abbiamo le nostre brave equazioni, che descrivono qualche fenomeno anche abbastanza complicato, prendiamo un bel computer e ci mettiamo là e col computer cerchiamo di fare cose, ok? Ora, questo è stato un sogno,
che anzi dura a morire, un sacco di gente ancora è abbastanza convinto di questo. Per esempio, un signore che si chiamava John von Neumann, che è stato uno dei grandi matematici del Novecento. John von Neumann, se avete visto il Dottor Stranamore, nel Dottor Stranamore c'era lo scienziato matto in carrozzella, vi ricordate? Quello ogni tanto faceva così gesti, no? È ispirato a von Neumann, perché von Neumann alla fine era finito in carrozzella e era un po'. Era Peter Sellers che faceva. Non ve lo ricordate, vabbè. Andate per rivedere tutto Stranamore. Lui era convinto di questo. Dice adesso, lui è uno dei padri del computer, quindi lui in quanto padre del computer era convinto che col computer è fatta, facciamo le previsioni del tempo, non solo le previsioni del tempo ma addirittura il controllo. Lui era convinto che non solo si potesse prevedere il tempo ma addirittura controllarlo. Lui era un grande matematico, uno dei grandi matematici di tutti i tempi, però aveva toppato. Anche i geni toppano, ok? E quando toppano, toppano grosso, insomma, quelli che si muovono su grande scala. Aveva toppato, non sapeva del caos. Poi dice, ma non lo sapeva, poveraccio. No, in effetti il caos l'aveva capito un po' anche re prima, però se l'erano più o meno un po' scordato. Poi ovviamente, quando uno vuol fare per davvero previsioni, ci sono un sacco di rogne, no? Ora, una rogna è, il sistema può essere bello incasinato. No, complesso, diciamo, fra virgolette. Cioè, tipicamente le variabili non sono una, come ho detto prima, ma sono 10 miliardi. Ok? Nel sistema tipo meteorologico i numeri sono quelli, anche di più. Quindi uno c'ha tante variabili, e quando uno c'ha tante variabili anche scrivere l'equazione è difficile. Ok? Bisogna fare un sacco di cucine, insomma, che più che una scienza è un'arte, insomma. Poi ci possono, il sistema può essere caotico, questa parola che forse avete sentito, tutti forse avete sentito nominare il famigerato effetto farfalla. Allora, che è l'effetto farfalla? Cioè l'effetto farfalla è che voi avete un errore e questo errore uno si aspetta, se l'errore è piccolo oggi sarà piccolo pure domani e pure dopodomani. E no, le cose non stanno così. Diciamo, ad esempio, in questo caso qua è vero, se l'errore è piccolo, è piccolo sempre, se l'errore è piccolo al tempo zero è piccolo sempre, però questo non è vero, questa è un po' una patologia. Ora, questo signore qua, Henri Poincaré, è il padre del caos, beh, è il padre di tante cose per la verità, comunque adesso per noi oggi ci interessa solo, e questo signore qua, vabbè, poi se c'è tempo vi racconto che lui ha scoperto il caos e ha perso un sacco di soldi, poi ve lo dico dopo magari quando... Diciamo, a volte fare il genio ci si rimettono i soldi. Vabbè, e allora, questo è il nonno del caos, e tutti quanti forse avete sentito nominare quest'altro signore, Edward Lorenz, che era un meteorologo. Io ho anche avuto il grande onore e piacere di conoscerlo. Siamo anche andati in montagna insieme, e fra me e lui c'è qualche anno di differenza, andava molto più forte lui, insomma. E io all'epoca ero abbastanza tosto in montagna, cioè una vera bestia, cioè non solo una mente velocissima, ma una resistenza fisica impressionante. Allora, lui lo riscoprì negli anni 60 studiando un problema. Poincaré lo scoprì studiando il problema dei tre corpi. Terra, Sole, no, Terra, Giove, Asteroide. O terra, luna, sole, sono molto difficili, insomma, quindi, non si riesce a trovare la soluzione, insomma, quindi. Ora, cos'è il caos, due parole, diciamo, visto che alcuni più importanti di noi l'hanno detto, facciamo parlare Poincaré, no? Questo, in una qualche sua opera. Poincaré fra l'altro ha scritto tante cose divulgative molto belle, interessanti, per chi sa il francese sono anche in un francese molto elegante, non sono io in grado di giudicarlo, ma insomma così mi dicono quelli che sanno il francese. Tra l'altro vendeva, all'epoca erano dei piccoli best seller, c'erano le signore eleganti, si facevano un punto d'onore per comprarsi l'opera di Poincaré appena uscivano. E qui lui racconta, beh, lo potete leggere da soli, insomma, racconta, diciamo, quindi che se uno sa, conoscesse tutte le leggi, un piccolo errore potrebbe succedere che cresce rapidamente e dopo un po' di tempo non si capisce più niente. Okay. E questo è l'effetto farfalla, no? Tutti avete sentito nominare l'effetto farfalla, e questo è il famigerato effetto farfalla. Allora, adesso nelle equazioni differenziali ve le evito.
Oltre alle equazioni differenziali, noi fisici teorici o matematici, queste perversità, queste perversioni, studiamo delle cose che si chiamano mappe. No, mappa è un inglesismo, bisognerebbe dire regola ricorsiva, cioè che, dove il tempo è discreto. Voi sapete quello che succede oggi, il tempo si misura in giorno, e vi dice quello che succede domani. Ora, per questa è una regola. Allora, oggi è x e t, e domani come si fa? Domani si prende 4 volte quello che c'è oggi, lo si moltiplica 1 meno quello che c'è oggi, e quello è quello che c'è domani. Ok? Questa è una regola, cioè si chiama mappa logistica, inventata per un modello ipersemplificato di crescita dei batteri. Ok? Ed è importante, diciamo che è una regola. Allora, questa è una regola deterministica, è sicuramente deterministica, perché dato oggi, quello che c'è domani è sicuro. Okay. Ora, c'è anche un aspetto abbastanza ingenuo, innocente, no? Ah, una delle cose tipiche del caos è che spesso le equazioni hanno un aspetto molto semplice. Dici, beh, vabbè, ma questa, te pare che io che so bravo ho preso 30 a tutti i esami di matematica non la so fare? No, allora, mi faccio vedere quello che succede. In questo caso qua, no? In questo caso qua, quello che succede è che un errore piccolo cresce, anzi qui raddoppia ogni passo, in questo caso proprio raddoppio, ogni passo raddoppia. Ve lo faccio vedere. Questo qui sono due situazioni in cui la condizione oggi, cioè due condizioni, una condizione oggi e una condizione oggi spostata di 4 milionesimi. Ammetterete che 4 milionesimi è piccolino. Dice, ma se io sbaglio di 4 milionesimi oggi, vabbè, per 5 anni non succederà niente. No? Guardate che succede. Allora, quelle sono due traiettorie, dovete fare con il vostro computerino, basta un foglio Excel, non è che dovete... Ve lo iterate il giochetto, iterate con la cosa. E all'inizio chiaramente non vedete la differenza, mentre su quella scala la differenza c'è, ma su quella scala non si vede. Arrivato a quant'è? A 13-14, vedete che a 13-14 si vede la differenza. Ma però è piccola, no? A 13 è piccola, a 14 è piccola, a 15 è bella grossa, e poi dopo va completamente diversa. Questo qui è l'effetto farfalla. No? Le due cose, uno con la farfalla e una senza farfalla, e la situazione senza farfalla dopo un po' di tempo dà una cosa completamente diversa, fine della storia. Okay? Quindi questo è, diciamo, il caos. E il caos, diciamo, questa è un'altra situazione, questa è la trattura di Lorentz. Qui ho fatto 3 casi, vedete, in un caso, quello in alto a sinistra, il cerchietto sono le condizioni iniziali. In quel caso vedete, l'errore non si propaga tanto, non è grave. Nel caso in alto a destra si propaga, ma non tantissimo, si propaga dopo un po', però è bello sbregato. Invece il caso sotto è quello proprio cattivo, che è quello tipico. Vedete, dopo un pochetto questo va dappertutto, cioè proprio perdete completamente il controllo di quello. E badate bene, questo è un sistema stupidissimo, diciamo, è un sistema di 3 equazioni differenziali, insomma. Ok, allora, questo qui è l'effetto farfalla. Uno dice, benissimo, cerchiamo di formalizzare l'effetto farfalla. Beh, la formalizzazione è un po' più complicata, ovviamente non ve la posso raccontare, diciamo, si fa all'ultimo anno del corso di matematica o di fisica, bisogna introdurre le cose abbastanza, bisogna invocare degli strumenti matematici abbastanza spinti, però insomma, detto all'osso è che l'errore va esponenzialmente, e con l'esponenziale del tempo per un numeretto di fronte al tempo che si viene chiamato lambda, dove lambda viene chiamato esponente di Lyapunov, okay? In onore del signor Lyapunov, Aleksandr Mikhailovich Lyapunov, morto tragicamente, in modo molto romantico, si sparò perché la moglie era morta, quindi, però anche se era professore di meccanica si sparò male, ci mise 3 giorni a morire, insomma. Va bene, comunque, in effetti il professor Lyapunov questa cosa non l'ha mai detta, però viene chiamata così in suo onore. Allora, però qual è l'importanza di quella formula? Qui la formula ve la commento, non ve l'ho detto. La formula è, immaginatevi il seguente problema: voi avete un certo errore iniziale, delta x0, il vostro errore iniziale dipende, detto brutalmente, da quanto siete stati accurati, da quanti soldi avete speso, nel caso delle previsioni meteorologiche, per costruire le stazioni meteorologiche o i satelliti, eccetera. E delta grande è la tolleranza, dice, a me mi sta bene fino al 5%. Okay? Allora, domanda, voi avete questo vostro errore iniziale, che dipende da quanto avete voglia di lavorare o di spendere, e poi avete la tolleranza massima, delta,
e vi domandate dopo quanto tempo sballo delta? Prendete quella formula, rivoltate, se non ci riuscite non vi preoccupate, allora, e viene fuori il tempo oltre il quale non ce la fate. Allora, il tempo è 1 su lambda e poi c'è un logaritmo. Allora, il logaritmo, per chi tutti dovremmo averli studiati, no? So. Vi ricordate che il logaritmo è una funzione, come dire, moscia, no, cresce poco, no? Insomma, quindi, cioè, il mio esercitatore di fisica teorica, attualmente in pensione, il professor Silvano Petrarca, diceva la divergenza logaritmica è uno sputo di divergenza. Cioè diverge, ma insomma, no? Quindi il logaritmo è una funzione che qualunque cosa ci mettete dentro, cioè, non è che un logaritmo difficile che è 10.000, sì, cioè, si può fare, però insomma. Quindi quel logaritmo là è un numero 3, 4, 5, 8, cioè non può essere. La cosa che veramente conta è 1 su lambda. E 1 su lambda non dipende da quanto siamo bravi noi. Non è che dici adesso io faccio il dottorato a Princeton e abbasso lambda. No, lambda è quello, non potete farci niente. È intrinseco al sistema. Okay? Quindi può succedere che... allora, vabbè, questo è un po'... Ora, uno adesso potrebbe dire, vabbè, io vi ho fatto vedere questi giochetti, queste cose, io mi ricordo quando ero piccolo, no, non ero piccolo, un po' più giovane, negli anni Ottanta, che in particolare in Italia il caos ancora non era, aveva preso piede, e quindi mi ricordo che c'erano i nostri cari colleghi che quando facevano gli esami ai nostri studenti, li ammazzolavano, senza pietà, con l'argomento, ma questi sono giochetti matematici, nella realtà non esiste, ok? Mo, questi sono tutti in pensione, questi signori, quindi li lasciamo perdere. Non è mai stato chiaro se era per malafede o ignoranza. Comunque, lasciamo perdere. Comunque, diciamo, adesso è chiaro, ma a me era chiaro anche allora per la verità, era chiaro almeno dagli anni 60-70, che uno potrebbe dire questi comportamenti buffi sono delle patologie matematiche. Voi sapete, se avete studiato matematica all'università, ci sono i famigerati controesempi, no? Che se uno prende un teorema gli cambia un po' l'ipotesi, il teorema salta, oppure si possono inventare delle funzioni strane, insomma queste cose un po' scabrose, dei mostri. Allora uno può dire, ma non è che questa è una patologia, è un mostro matematico? No, non è un mostro matematico, questo è chiaro. Io ho fatto solo tre nomi, Lorenz, Enon e Cirkov. La cosa divertente è che questi tre signori, nessuno di quelli era un matematico, un fisico, nessuno di loro era un fisico teorico. I fisici teorici sono stati gli ultimi, categoria a cui appartengo, sono stati gli ultimi a capire l'importanza del caos. Mentre invece l'avevano capito bene i matematici applicati, l'avevano capito Lorenz era un meteorologo, Enon era un astronomo, Cirkov era un ingegnere siberiano, Novosibirsk, che faceva i conti per i tokamak e gli acceleratori. Tipo, ok, allora questi signori capirono benissimo che queste cose qua che vi ho raccontato come non era non so patologie, è la situazione standard. Quindi non vi dovete meravigliare se incontrate il caos, dovete meravigliarvi se non lo incontrate. Ci sono dei casi in cui non c'è, ma quelli sono rari, cioè, quindi, ok? Allora adesso torniamo un po' al punto, c'è questa benedetta formula. Ma perché allora se il caos non è patologico, perché gli astronomi ci azzeccano e i meteorologi no? No? In effetti gli astronomi ci azzeccano, i meteorologi no, perché gli astronomi sono fortunati. Che vuol dire sono fortunati? Oh, sono fortunati perché, ad esempio, spesso si dice precisione astronomica, no? È un modo di dire. È un modo di dire sbagliato, perché non esiste la precisione astronomica. L'ha fatto vedere Poincaré, 1890-90. Quindi è già da 130 anni che si sa che la precisione astronomica non esiste, perché pure nel sistema solare c'è il caos. Però, la cosa importante è 1 su lambda, quant'è il tempo in quale viene fuori questo caos? 1 su lambda nel sistema solare è milioni di anni. Che ci importa? Non è che tanto noi più di 120 anni non campiamo, no? Anche per le prossime otto generazioni, no? Che tu sia benedetto per 8 generazioni, pure i nostri no, non ci stiamo, no? Invece nel problema meteorologico 1 su lambda è una settimana, 10 giorni. Quello è il motivo per cui le previsioni, se tu chiedi a un meteorologo che tempo fa a Ferragosto, quello ti ride in faccia, perché c'ha tutti i motivi di ride in faccia, perché quello ti può dire che succede fra una settimana, 10 giorni se va bene, no? Quindi questo è il motivo. Quindi ho questi due numeri che sono importanti.
Ok? Oh, adesso io ho fatto tutto questo bel discorso, e vedete, in tutto questo bel discorso ho pure scritto qualche equazione, ho parlato di regole, di cose, rivoluzione, eccetera, eccetera. E le classiche cose che facciamo noi fisici teorici, fisici o matematici, no? Ma uno, cioè voi nella storia della scienza, eccetera, ci sono grosso modo due approcci, no? Quello deduzione teorico e quello induzione sperimentale, cioè Francis Bacon, no? Ora, ma gli sperimentali, uno sperimentale potrebbe dire, vabbè, ma voi teorici vi fate tutte queste grandi elucubrazioni, ma noi che siamo pratici ci basiamo sui fatti, sulle... Noi vogliamo fare le cose sui fatti, non ci importa niente dalle vostre equazioni, vogliamo guardare quello che succede e da quello che guardiamo capire. Allora uno potrebbe dire, benissimo, facciamo finta che è possibile, facciamo finta che noi sappiamo quali sono le variabili importanti di un fenomeno, cosa per niente ovvia, però facciamo finta che è vero. Allora, e che il sistema sia deterministico, cosa che nessuno ce lo dice. Allora dice adesso, beh, facciamo finta che sia vero. Allora io che faccio? Voglio sapere quello che succede domani. Allora dice, che succede domani, il fenomeno in questione? Mi guardo, e c'ho tutti il record storico del passato, mi guardo nel passato e trovo che quello che succede oggi è 25 gennaio 1923. La data è sempre la stessa perché è la data di nascita di mio padre. Allora, sapendo che succede, che era successo il 25 gennaio 1903, io posso dire quello che succede domani. Domani sarà come il 26 gennaio. Fra l'altro, il 25 gennaio 1923, da queste parti faceva un tempo boia. Perché mio padre mi raccontava, mio nonno, che l'hanno registrato 3 giorni dopo perché non ce la faceva andare al municipio. Okay? Quindi, diciamo, questa è un'idea. È un'idea. Allora, si chiama il metodo degli analoghi. Uno... Chi c'è di sbagliato in quest'idea? Così, a prima chitto sembra ragionevole, no? Beh, uno potrebbe, ok, fa il matematico, dice, ma chi ce lo dice che riesco a trovare una cosa del passato? Questa è la prima cosa, no? Cioè, poi, diciamo, vabbè, poi può essere, però prima di tirar fuori le rogne, vediamo un po'. Allora, prima di tirar fuori le rogne, diciamo, fente, questo approccio qua, questo approccio basato sui dati, un modo un po', cioè il trionfo di Francis Bacon, l'induttivismo estremo, basta con la teoria che pizza questi matematici e fisici teorici che ci fanno due scatole così con tutti questi loro esami di meccanica analitica, di processi stocastici, di equazioni differenziali, noi facciamo tutto coi dati. Allora, finora, diciamo, grosso modo la scienza è andata avanti su 3 pilastri, la teoria, l'esperimento e la simulazione, no? Ma perché non solo i dati? Perché gli esperimenti non sono dati, gli esperimenti è un po' di più, gli esperimenti sono dati osservati per una cosa ben precisa, invece qui parliamo dei dati, uno si guarda intorno e guarda i dati. Quindi, diciamo, questa cosa del big data potrebbe portare verso un quarto paradigma? Qui vi ho riportato una frase di un signore che si chiama Anderson, Chris Anderson, da non confondere con Philip Anderson, premio Nobel per la fisica. Questo signore, che era un guru informatico, alcuni suoi libri sono stati anche tradotti in italiano, della Codice Editore, ha scritto un articolo con un titolo leggermente provocatorio, aspetta ve lo dico, The End of the Theory, The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete. Allora, voi capite che io per mestiere faccio il fisico teorico? Se questo è vero, mi tolgo una cattedra, no? Quindi, diciamo, no. Quindi, se non altro, è un problema di pagare il mutuo. Allora, diciamo, quindi è chiaro che questo punto di vista, così come simpatia personale, mi fa la simpatia di uno scorpione. Allora, diciamo, però ha preso piede, no? Insomma, potete andare a cercare sul MIUR, sul MIUR ci sono tutti documenti su tutto questo approccio, vabbè, insomma. Allora, però torniamo, guardiamo la cosa da un punto di vista matematico. Cioè, beh, a te ti è antipatico perché tu sei un fisico teorico, ma sta cosa però funziona? Come prima cosa dice, esiste l'analogo, se io vado indietro nel passato, lo trovo una situazione simile ad oggi? Allora, qui chi ha studiato fisica e matematica va bene, chi non ha studiato non si preoccupi, diciamo, esiste una cosa che tutti gli studenti di matematica e fisica sanno, che è il teorema di ricorrenza di Poincaré.
che è la versione matematica dell'eterno ritorno. Prima o poi tutto torna. In un mondo deterministico con lo spazio delle fasi limitato, vabbè, insomma, però insomma, detto in modo, saltando i dettagli tecnici, tutto ritorna, ok? Qui le cose si rincominciano da capo. E questo qui lo diceva, no, lo diceva, l'ha dimostrato Poincaré. Allora, però Poincaré non diceva mica quando torna, diceva che torna. I matematici sono forti, no? Perché dicono esiste un tempo tale che, allora poi dici, ma il tempo quant'è? Un quarto d'ora o 10 alle 50 anni? Dici, un tempo finito. Okay. Allora, questo, vabbè, questo è uno scherzo fra di noi, okay. Infatti, diciamo, noi fisici d'ora diciamo che per i matematici ci sono tre numeri, 0, 1, infinito. Okay. Allora invece per un fisico teorico 10 alla 30 è un numero finito, però lo mettiamo, lo consideriamo infinito a tutti gli effetti, cioè, che vabbè, adesso Piero mi toglie l'incarico al GSSA, io lo... Va bene, allora diciamo, problema pratico, quanto tempo bisogna andare per trovarlo? E questo è un problema che Poincaré non si poneva, non gli interessava, ok? Ora questo problema l'ha risolto il signor Katz, fa ridere, insomma, si chiama Mark Katz, in effetti l'aveva capito pure Boltzmann. Allora qui c'è un'altra formula, quella dice quanto tempo bisogna andare indietro? La risposta è dipende. Dipende da che? Dipende da una cosa importante, dipende dalla dimensione. Adesso mo non vi sto a dire cos'è la dimensione perché è un po' complicato, dovrei farvi un... Però diciamo a parole, la dimensione è quante variabili, se uno fosse infinitamente astuto e bravo, quante sono le variabili di quello infinitamente paraculo che descrive lo stato del sistema. Poi la domanda è come si trova, non ve lo dico, diciamo quello che è. Ok? Allora, diciamo, il signor Katz ha dimostrato che bisogna andare indietro nel tempo, se uno vuole una precisione epsilon, bisogna andare nel tempo epsilon alla meno d, 1 su epsilon alla d. Tradotto, allora, diciamo, questo tempo quindi cresce con la dimensione. Facciamo un esempio, in una dimensione, se volete una precisione dell'1%, dovete andare indietro mediamente di 100. In due dimensioni, con la precisione dell'1%, dovete andare indietro di 10.000. In tre dimensioni di 1.000.000 e avanti così. Okay? Quindi vedete che qui i numeri vanno su velocemente. Quindi anche se voi per esempio, ecco, in dimensione 6, no, in dimensione 6, per una precisione del 5%, no scusate, in dimensione 10, una precisione del 5%, dovete andare dietro di 10 alla 13. Uno dice, ma quant'è sta dimensione? Dipende dal fenomeno. Per esempio, nei fenomeni meteorologici D è dell'ordine di centinaia, se non migliaia. Quindi questo numero è un numero folle, già è un numero folle per cose piccole. Okay? Quindi diciamo, il problema è che in linea di principio funziona, basta che si va un po' prima del Big Bang. No, parecchio prima del Big Bang. Cioè, quindi, ok? Oh, questo tanto per darvi un'idea, questo sempre Lorenz, per darvi un'idea così visiva. Allora, per darvi un'idea visiva, che fa? Si prende un sistema di cui questa D si sa calcolare, non vi dico come, e si fa questo giochetto. Allora, in verticale c'è l'analogo più preciso che si riesce a trovare dopo un certo numero di passi. Ok, io ho fatto due casi, il caso quello blu è il caso in cui la dimensione è circa 3. Allora, vedete, circa 3, si riesce ad arrivare a una precisione di 10 alla meno 3 con 10.000 dati. Bello, questo, in questo caso funziona. Okay. Vedete il caso con dimensione 6, che non è niente di che, con dimensione 6 per arrivare a una precisione di 10 alla meno 2 bisogna arrivare a 1 miliardo. E qui siamo solo a dimensione 6, cioè nelle situazioni le cose sono molto di più. Quindi il metodo, da un punto di vista strettamente formale matematico, funziona, però dal punto di vista pratico, siccome difficilmente si campa tanto, a parte, cioè, se avessi i dati da prima, è molto più lungo dell'età dell'universo questo tempo tipicamente. Ok? Oh, adesso diciamo io ho fatto delle cattive notizie, facciamo qualche buona notizia. Le maree sono un sistema abbastanza incasinato, però per fortuna nostra le maree sono facilmente prevedibili. Le sapevano fare pure nell'Ottocento, le sapeva fare Lord Kelvin. Lord Kelvin, quello del secondo principio della termodinamica, aveva messo su una ditta con il figlio di Darwin, che era un matematico,
e sì, una piccola, un'impresa, diciamo, una start-up, per fare le previsioni nei porti. E loro andavano là, c'avevano il loro marchingegno che in termini moderni facevano le trasformate di Fourier a manovella, diciamo, no? Avevano un marchingegno che pesava 2 tonnellate, perché non c'ho la foto, l'hanno usato fino alla seconda guerra mondiale, facevano le trasformate di Fourier a manovella con un marchingegno che aveva dei rotori di ottone, non so, di acciaio, delle cose così, cioè pesavano 1000-2000 kg. E con questo coso loro facevano le previsioni, se le facevano pagare, Ora, a posteriori si è capito, ma com'è che, vabbè, è vero che Kelvin, il figlio di Darwin, era bravo, però insomma, ma com'è che non riescono a farlo per il tempo? Perché la dimensione delle maree è bassa. Questo si è capito adesso, diciamo, negli anni 80-90, la gente ha detto riprendiamo un po' tutti questi dati, rifacciamo tutte le cose con le tecniche moderne, e si è visto, diciamo, guarda che fortuna sfacciata questi due, no? Cioè, se la dimensione fosse stata 7 non ci avrebbero preso. Vabbè. Poi, diciamo, qui in termini, no, voglio fare piccolo omaggio a questo signore morto prematuramente, Florence Takens, grande matematico olandese. Questo signore è stato un grande matematico olandese, ha fatto cose molto molto astratte in teoria dei sistemi dinamici, però aveva anche il gusto delle cose pratiche. Lui si è posto un problema molto pratico. Questo lavoro suo è stato il lavoro che ha sdoganato i teorici e i matematici agli occhi degli sperimentali, perché delle cose caotiche, perché il problema delle cose caotiche era, vabbè, voi matematici, fisici, teorici, pigliate le equazioni, ci giocate, le mettete sul computer, fate i teoremi, poi, ma noi siamo in laboratorio, tutte queste cose che dite voi, noi come facciamo a vederle, no? Quindi il problema era che lo stato del sistema di un fenomeno buffo, strano, nessuno lo sa. E quindi lo sperimentale dice, io misuro con un laser una certa cosa, una certa variabile, io da questa variabile devo tirar fuori le cose. Okay. Allora Takens, che era un genio, riuscì a risolvere il problema che possiamo prendere la ricorsione dello spazio delle fasi, che adesso non vi so dire, però diciamo è un problema importante, diciamo, lui riuscì a collegare le misure a una procedura matematica di collegare le misure con le variabili giuste. Il piccolo problema è che questo è un teorema. I teoremi non si pongono un problema a quanto deve essere lunga la serie è infinita. Il problema adesso, ma nella realtà poi che succede? In realtà non succede le rogne di prima, quindi se uno prova a fare la procedura di Takens, che era un grande genio, però poi c'ha dei limiti, ma non perché lui non era bravo, ma perché è la sostanza del sistema che è fatta così, non è che se ci fosse stato un altro faceva un teorema più furbo, no, non si può fare di meglio, il teorema è ottimale. Ok? Allora, diciamo, andiamo un po', di perplessità varie. D non è quasi mai piccolo, a parte le maree. In alcune situazioni non è manco chiaro che le cose sono così come ve l'ho raccontate io, che ci sono le equazioni, eccetera. Ad esempio in finanza, ma il sistema non è manco detto che sia deterministico, anzi, alcuni lo credono, cioè quelli che fanno le programmazioni economiche ti dicono, se io intervengo sul credito, sull'inflazione, quello e quell'altro, allora succede questo, lo dicono, ci sono i centri studi, i ministeri, eccetera, eccetera, ma non c'è nessuna evidenza che abbia mai funzionato, no? Anche la programmazione economica dell'Unione Sovietica non è che è stata proprio, ha avuto dei grandi successi, quindi insomma, diciamo, l'idea di formalizzare l'economia in termini deterministici non ha funzionato molto bene. Non è manco chiaro se ci siano delle regole magari stocastiche, non è manco chiaro quali siano le variabili giuste, e poi ancora peggio, noi fisici e matematici parliamo della natura e le regole della natura non cambiano, cioè nel senso, come decade il protone, come decade adesso, decadeva ai tempi di Faraday, come cascano i sassi dalle torri di Pisa è uguale ai tempi di Galileo di adesso, i buchi neri scoppiano nello stesso modo, no? La finanza non è così, la finanza non è così perché negli anni 60 una delle cose importanti era il carbone, adesso il carbone lo usano solo in Cina, no? In Australia, vabbè, però insomma, diciamo, il carbone ha una, adesso diciamo una delle cose
sono l'industria elettronica veloce, telefonini, eccetera. 20 anni fa sta roba manco esisteva, ok? Allora uno può dire: benissimo, vabbè, allora c'è tutta questa difficoltà di fare le teorie, no? Ma non potremmo utilizzare l'idea dei big data. L'idea dei big data è quella che vi ho detto prima, no? Quella, e vi ho già accennato del perché le cose sono abbastanza difficili. Però diciamo, l'idea poi dei big data, quando io sento parlare, mo non voglio far nomi perché è antipatico, sento parlare questi grandi entusiasti dei big data che ti dicono che ogni giorno vengono prodotti la stessa quantità di dati dai tempi di Giulio Cesare ad oggi, no? E è vero, va bene, no? Però un momento, ma che sono sti dati? Cioè, sti dati sono tutto, compreso quello che voi avete ordinato qua, no? Perché viene registrato, quindi da qualche parte ci avrete, o se pagherete con la carta di credito, qualcuno saprà che voi avete speso all'osteria alla Pantasimo dell'Aquila. Oh, quindi, e l'idea è che più si sa, meglio è. Più dettagli ci stanno, meglio è. Questa è la più grande fesseria che si possa dire, almeno in ambito scientifico, no? Ad esempio, Borges, che era un genio, fra le tante cose che ha scritto un racconto che si chiama Funes o della memoria, non so se l'avete letto, è brevissimo, so 10 pagine, e racconta di questo tizio, questo Funes, che ha avuto un incidente, alla fine come conseguenza dell'incidente lui si ricordava tutto, era un incubo perché lui era tutto scocciato, vedeva un cane di faccia alle 13:14 e dice: ma guarda un po', questo è lo stesso cane delle 13:15 però è di profilo, no? E quindi, cioè, lui faceva fatica a capire che era lo stesso cane, per lui era il cane di profilo, oppure le nuvole, cioè, non era la nuvola, era la nuvola fatta così, 30 secondi dopo era un'altra nuvola, non era quella di prima che si era storta, no? quindi diciamo, e questo gli provocava una grande sofferenza e, diciamo, da un punto di vista così filosofico, gli impediva di avere delle idee platoniche, delle idee generali. Quindi, diciamo, troppi dati possono essere estremamente, estremamente pericolosi. Qui una citazione di un signore che di filosofia ne sapeva qualcosina, no? Dice: per pensare in modo corretto, in primo luogo si deve capire cosa buttar via. Non più dati, meno dati, cioè, no, però bisogna capire cosa buttar via, non è chiaro, no? Per andare avanti devi sapere cosa lasciar fuori. Questa è l'essenza. Ora, per spiegarvi un caso in pratica, eccolo qua, questo qui. Ritorniamo al nostro Poincaré, qui Poincaré ha perso l'accento, che diceva che la scienza è fatta, è costruita sui fatti come una casa è costruita sui sassi. Ovviamente per fare una casa bisogna averci i sassi, no? Però un insieme di fatti non è scienza quanto un mucchio di sassi non sia una casa. L'ha detto, poteva dire pure qualcuno meno importante, però insomma, diciamo, l'ha detto lui, lo riportiamo, che diciamo, credo che sia condivisibile. Adesso, e a che si riferiva lui? Allora, qui si riferiva. Oh, ma Richardson dove è finito? Ah, qua, ok, lo dico dopo. Allora, in effetti, questa cosa è messa male, diciamo. Allora, vi presento questo signore. Questo signore, Lewis Fry Richardson, sospetto che pochi di voi sappiano chi sia stato. Ora, tutti avete sentito nominare Mandelbrot, giusto? Quasi tutti. E come padre dei frattali. Era un impostore, perché lui è il padre dei frattali. Lui, il professor Lewis Fry Richardson, e non Mandelbrot che gli ha scippato l'idea. Chi era questo signore? Diciamo, uno poco noto. È stato un grandissimo scienziato. Lui è noto adesso, al momento è noto quasi solo negli ambienti pacifisti. Lui è un eroe degli ambienti pacifisti, che ha cercato di fare una formalizzazione matematica è stata la cosa peggiore che ha fatto da un punto di vista matematico, però insomma ci ha perso un sacco di tempo. Diciamo, questo è uno dei miei eroi preferiti, insomma, se volete una volta vi faccio un seminario solo su di lui, insomma, però diciamo, questa è un'altra storia. Allora, questo signor, però uno ve la racconto, cioè lui era un pacifista, convinto, serio, e la prima guerra mondiale lui si lavorava al servizio meteorologico, e il servizio meteorologico venne assorbito dal ministero della guerra, insomma. E lui dice, no, si è licenziato, ok? E poi però c'è stata la guerra,
c'è stata la guerra, cioè, la guerra, lui è un cittadino per bene, eccetera, eccetera, vuole dare il suo contributo, però lui è pacifista, allora lui è andato in guerra disarmato e guidava le ambulanze sul fronte francese. Sembra che come autista fosse particolarmente scarso, però diciamo era molto bravo, aggiustava tutto. E mentre era lì lui scrisse il suo capolavoro, come vi racconto, che poi venne perso, ritrovato, insomma. Vabbè. Allora, qual era la situazione? Diciamo, ecco, fare le previsioni meteorologiche. Uno mi dice, allora, ma perché non facciamo le previsioni meteorologiche con quell'idea di guardare nel passato? La cosa divertente è che questa idea era quella che si usava all'inizio del Novecento. Grosso modo così, cioè era questa scuola norvegese, ci facevano le mappe meteorologiche con i fronti, le cose. Poi si guardava la mappa e diceva, ah ma guarda, mi ricordo che c'era una cosa simile, fammi vedere, no? Cioè, trovavano una cosa simile, diceva vedi, allora questa era l'idea, allora, diciamo, cercavamo di fare la cosa degli analoghi un po'. Sì, ci mettono pure dentro un po' di matematica, ma non molta. E questa era l'idea, no? Di usare sostanzialmente le cose passate, un po' di intuito, un po' di esperienza. Allora, questo signor Richards disse, no, questa cosa non può funzionare. Lui disse chiaro e tondo, questa cosa al massimo funziona per l'astronomia, le cose sono semplici, qui le cose sono complicate. Dice, ma scusate, ma l'atmosfera è un fluido. Quindi abbiamo l'equazione del fluido, l'equazione della fluidodinamica, e poi abbiamo l'equazione della termodinamica. Pigliamoci l'equazione e integriamocele. Oggi diremo le mettiamo al computer. All'epoca il computer non c'era. Oppure il computer era la persona che calcolava. Era con regolo. Allora lui si mise lì, dico due cose gergali, discretizzò l'equazione delle parziali, le mise su una griglia, con il sistema delle differenze finite, si fece il conto a mano con regolo, fece 2000 ore di calcolo a mano per fare una previsione a 6 ore. Indovinate un po'? La sbagliò completamente. Allora, la sbagliò completamente. Però disse, però c'ho ragione, questo è il modo di farlo, non tutte queste cose. Allora, perché la sbagliò? Allora, la sbagliò, però venne vendicato 30 anni dopo da von Neumann, e per vendicare Richardson ci fu bisogno di un sacco di cose, ci fu bisogno di mettere a punto delle equazioni efficaci, vediamo che vuol dire, algoritmi numerici, vabbè quello è ovvio, computer, cos'è la storia, allora l'algoritmi numerici e i computer è ovvio, non c'è bisogno di commenti, cos'è l'idea delle equazioni efficaci? La cosa buffa era che Richardson toppò la sua previsione perché aveva usato le equazioni giuste. Dice, ma come? Uso le equazioni giuste e viene male? Sì, perché le equazioni giuste, fra virgolette, sono troppo accurate. Cioè, è come il coso di Borg, c'era dentro troppo. C'era troppo, in particolare c'erano dentro tutte delle cose che alla meteorologia non interessano, le cose veloci. Le onde, le cose, cioè, quindi per far funzionare le cose bisognava toglierle queste cose. E von Neumann è quello che, fra le tante cose, si inventò le equazioni che vengono adesso usate in geofisica, quello che si chiama il prototipo, l'equazione quasi geostrofica, in cui viene filtrato via la parte veloce. Qui la parte veloce viene filtrata via, ci sono delle equazioni più giuste, fra virgolette, per il problema. Quelle di partenza sono giuste, nel senso sono quelle vere, no? Però sono giuste ma non vanno bene. Bisogna usare delle equazioni, le equazioni efficaci. Ecco, mettendo dentro le equazioni efficaci, mettendoci dentro un computer, eccetera, eccetera, finalmente hanno fatto l'equazione. Allora, vedete che faticaccia che c'è stato? C'è stato bisogno di il signor Richardson che si è convinto che il metodo empirico non funzionava. Bisognava fare un approccio attraverso un modello matematico, attraverso le equazioni. Il primo tentativo andò male sia perché non c'era il computer sia perché le equazioni che usava erano troppo accurate. 30 anni dopo, con il lavoro di parecchi persone, io ho citato solo von Neumann, ma qui c'era un gruppo della Madonna, c'era quello che si chiama il Meteorological Project di Princeton, c'erano dentro ingegneri, meteorologi, matematici, c'erano 50 persone che hanno, diciamo, fondato la meteorologia e la computer science. Computer science moderna. Ora fatemi fare qualche conclusione. Diciamo che se uno vuole cercare di fare cercare di fare delle previsioni, diciamo, bisogna avere una
preferibilmente una teoria di riferimento. Se non c'è una teoria di riferimento, bisogna avere occhio, fra virgolette, bisogna sgamare le equazioni efficaci. Questa cosa delle equazioni efficaci è uno dei grandi lavori che si fa dalla mattina alla sera, tutti quelli che fanno, diciamo, fisica anche matematica applicata, sostanzialmente fanno quello. Ok? Poi riescono, i matematici lo fanno in modo più rigoroso, noi lo facciamo in modo più zozzo, però insomma l'idea è quello. Allora, diciamo, e abbiamo visto che, diciamo, dallo studio del problema ampio delle previsioni meteorologiche, questa idea che utilizzando solo tecniche, diciamo, non teoriche, diciamo solo tecniche di analisi dati, chiamiamole, o data mining, eccetera, praticamente non, una cosa non funziona, per il motivo che vi ho detto prima. Ad esempio, Lorenz negli anni 60 si divertì a fare la cosa degli analoghi con le mappe meteorologiche, no? Allora, e la cosa divertente è che nel migliore dei casi trovò un analogo con la precisione del 30%. Il motivo qual era? Il motivo perché la dimensione è 2000, non lo so, quindi non trova niente, poveraccio. Okay. Oh, adesso fatemi fare. Allora, uno può dire, vabbè, adesso qui ho fatto le previsioni, le cose, ma su queste cose teoriche, ma noi che ci importa, no? Diciamo, poi noi vogliamo fare le cose sulle cose della vita di tutti i giorni. Per esempio, c'è un libro molto bello, tradotto pure in italiano, di questa signora, Cathy O'Neill, Armi di distruzione di massa, che lei è una matematica. Armi di istruzione matematica, scusa. Armi di istruzione matematica. Ha scritto, lei è una matematica che poi, diciamo, ha lavorato molto su queste cose dei dati, eccetera, e alla fine si è convinta che tutti questi algoritmi che vengono usati sono usati spesso in modo, diciamo, discutibile. Allora, qui per esempio faccio un esempio. Un esempio è due esempi, che come la polizia di Chicago decide di fare i controlli, divide la città in quadrati, e poi ogni quadrato ha il suo record storico delle cose che sono successe, e in base a queste cose decide di fare controlli con una certa frequenza, eccetera. Fatto questo controllo, la conclusione è, c'hanno ragione, le cose vanno così, andavano così, continuano ad andare così, e il problema è cosa sono i dati che ci metti, quasi sono i dati che tu consideri significativi. I dati che consideri significativi, cioè la variabile fra virgolette giusta, che nessuno sa, però loro hanno deciso che sono certi tipi di reati: spaccio, scippo, atti di vandalismo, che sono i reati tipici dei neri, degli ispanici, dei neoimmigrati, eccetera. Mentre altri tipi di reati non vengono presi in considerazione. E quindi i reati che in cui non c'è un vetro rotto o una borsetta scippata non vengono contati, e quindi i controlli nelle zone delle banche non li fanno. Okay. E questo è un fatto, diciamo. Quindi l'algoritmo, in questo caso l'algoritmo semplicemente ripete il pregiudizio, no, perpetua il pregiudizio e perpetua la differenza, le disuguaglianze che ci stanno. Un altro caso è questo qua nella contea di Broward in Florida, che i giudici hanno deciso che per decidere di dare o no la cauzione, farti uscire su cauzione, si prende il tuo record viene messo in un algoritmo, e l'algoritmo dice no, questo sì, questo no. Ora, poi si vanno a vedere i risultati, e ovviamente ci sono un sacco di falsi positivi, cioè, che vuol dire, gente che è stata messa tra i sospetti, e invece quello poi né prima né dopo ha mai fatto niente, no? E la cosa buffa, incredibile ma vero, viene fuori che è molto sbilanciata fra bianco e neri. Allora la ditta che ha sviluppato il software ha detto no, noi razzisti no, perché noi facciamo vedere che se tu usi tutti i vari criteri, i nostri criteri di plausibilità, torna tutto. È arrivato qualcuno un po' esperto di algoritmi e ha detto, vabbè, ma perché questi non hanno? Dice, volete cucinare l'abbacchio, ma non ci avete i soldi, vi comprate un pollo. Vabbè, è un pollo, insomma, non è un abbacchio. Cioè, diciamo, ho risparmiato. Eh beh, certo, ma niente arrosticini di pollo. Vabbè, insomma, chi si accontenta gode, insomma.
Altre domande? Vabbè, io volevo parlare dei tacchini, del tacchino induttivo. Che tacchino dico? Induttivista. Sì. Racconti tu? No, racconta tu. No, no, perché c'è la storia del tacchino, com'era? Che, allora, sto tacchino stava in un allevamento di tacchini e vedeva che tutti i giorni veniva nutrito alla stessa ora e in modo regolare, e quindi sviluppò con i suoi colleghi tacchini questa cosa, vedi, dice, noi veniamo nutriti, ci vogliono bene, e questo, e quindi siccome succedeva tutti i giorni questo, lui fece una teoria, dice che loro per sempre sarebbero vissuti bene lì dentro nutriti. E poi arrivò il giorno di Natale il tacchino e la teoria induttiva, diciamo, venne smentita. L'inferenza induttiva venne, quella storia l'ha raccontata Russell da qualche parte. E, sì, c'è la versione sia col tacchino che col pollo, insomma. E, sì, cioè nel senso che è vero che a livello empirico non abbiamo altro che dati, e quindi è anche vero che il tacchino, insomma, è stato un po' ingenuotto, però bisogna pure dire che non è che poteva fare tanto. Viveva in un sistema chiuso. Non è che poteva fare tanto di meglio, ecco, insomma. Però, cioè, era ragionevole l'ipotesi, però gli hanno tirato il collo poi. Avrei una domanda sulla, sempre sulla D. Aspetta, fermo. Stop. Vabbè, no. Se no non si sente quella diretta. No, la domanda è, esiste una definizione di sistema complesso, e se esiste, la D per caso ci entra? Allora, io ho cercato di evitare la parola sistema complesso perché è diventata una parolaccia, quindi non ho alcuna intenzione di dare una definizione di sistema complesso, ci sono già tanti che la danno, li lascio a loro. Allora, comunque, la D, diciamo, con la complessità c'entra poco, nel senso che ad esempio nel modello di Lorenz, qui che non ho scritto, la D è una cosa non intera, 2.0 qualche cosa. La D nella teoria dei sistemi dinamici è imparentata con gli esponenti di Lyapunov, esponenti e non esponenti, io ve ne ho presentato solo uno, quello è il più importante, poi ce ne sono tanti altri, ce ne sono tanti quante sono le variabili del sistema. Quindi la D nei sistemi dissipativi ha a che fare con la struttura dell'attrattore, anzi a S. Pignoli non c'è una D, ci sono infinite D, se vogliamo proprio scomodare l'impiccio. Questo diciamo, è quella che cose che sono scoppiate negli anni 80 quando ero piccolo, sono stato pure coinvolto nella quella che si chiama la descrizione multifrattale degli attrattori, che in termini matematici è uno dei tanti modi per rifriggere la teoria delle grandi deviazioni, diciamo, in ambito. Comunque direi di no, direi che uno può avere un sistema, un sistema caotico, la D è quella che è, può essere sia intera che non intera. Ad esempio, nei sistemi hamiltoniani per definizione è non intera, perché non c'è l'attrattore, c'è lo spazio delle fasi. Nei sistemi dissipativi comunque, per chi è interessato, si può calcolare, cioè nel senso, se uno ha il vettore di stato, una successione, anche solo empiricamente, se uno è sicuro che quella è la cosa giusta, c'è un modo per calcolarla, anzi per calcolarle, perché si può calcolare pure le dimensioni generalizzate, quindi diciamo si può calcolare sia empiricamente, e si può calcolare sia attraverso una congettura che si chiama congettura di Kapler-York, che io sappia è stata dimostrata solo in due dimensioni per sistemi uniformemente iperbolici, insomma, casi molto particolari e piuttosto esotici. Però diciamo, chi se ne importa del teorema, diciamo, esistono tecniche abbastanza precise e accurate per calcolare numericamente, questo si può fare, se uno ha le equazioni, oppure se uno ha le equazioni esistono metodi sicuri per calcolarla. Se uno non ha le equazioni, il calcolo di D è possibile solo se D è abbastanza bassa, questo è uno dei problemi. Se uno invece ha le equazioni, si può calcolare la D con una congettura sugli esponenti di Lyapunov. Cioè, questa però è roba un po' avanzata, se vuoi ti do la referenza. Altri interventi?
Nessuna domanda, è tutto molto chiaro? Nessuna curiosità? O non troppo chiaro. Eh? O molto chiaro o per niente. Prego. Perché non sei arrivato adesso, Ciù? Che... Non lo so. Non c'è un potevo entrare. No, ma stavo fuori in piedi. Non potevo entrare. Perché ti rifiuti di definire un sistema complesso? Ridiccelo. No, mi rifiuto. Non no. Mi piace sottile. No, se vuoi vi racconto. No, allora il problema è, allora, la parola complessità è una parola tecnica che a me piace complessità più qualcosa dietro. Allora, mi piace la complessità algoritmica, la complessità computazionale, quelle sono cose che si possono definire bene. Poi, da un po' di tempo è venuta fuori un po' la moda dei sistemi complessi, e dove per il sistema complesso allora la gente dice cos'è un sistema complesso. Allora la definizione che viene data non da me, una definizione che viene tipicamente data, un sistema complesso è un sistema a tanti gradi di libertà che interagiscono in modo non lineare, eccetera eccetera. Allora vabbè, ci possiamo stare. Allora, però ad esempio, che ne so, in base a questa definizione questo sistema qua non è complesso, e neanche questo sistema qua, le mappe unidimensionali. Quindi tutti i sistemi in cui i matematici sanno fare i teoremi non sono complessi, cioè non rientrano nella definizione. Tutti i sistemi dissipativi uniformemente iperbolici a bassa dimensione, da questa definizione sono curiosità. E invece non è vero, sono cose ricche. Poi le mappe simplettiche a due dimensioni, che so, per esempio, importanti pure per gli acceleratori di particelle, quelli che studiava il vecchio Boris Chirikov, quello in base a questa definizione non sarebbe un sistema complesso. Invece viene chiamato sistema complesso, come si chiama, il gioco della vita, questi giochetti così, insomma. E comunque chi se ne importa, cioè nel senso, non lo so, insomma, queste diciamo sono cose da come si chiama, da pollaio, diciamo, accademico. Quando ci sono i concorsi, se questo rientra nel... Il problema è che adesso una dignitosa disciplina scientifica come la meccanica statistica, alcuni pretendono che sia un sottosettore della complessità, e questo, diciamo, come dire, parlando educato, mi irrita non poco. Okay. Va bene? Allora, ci sono... Prego. Grazie. Allora, più volte ha citato i frattali. Sì. Volevo chiedere se poteva spiegare un po' meglio il ruolo che hanno giocato nella descrizione dei fenomeni caotici. Dunque, è un ruolo tecnico importante, perché diciamo nei sistemi dissipativi l'attrattore è, vabbè, non è un teorema, però insomma, cioè un'evidenza empirica piuttosto forte è un frattale. Allora, questo e poi diciamo hanno portato un sacco di problemi sia tecnici che concettuali, perché se uno vuole studiare questi oggetti deve sostanzialmente generalizzare la teoria della misura, cioè la teoria della misura quella tradizionale, che poi diciamo comunque queste cose qua sono, no, fatemi cominciare da capo. Allora, i frattali diciamo sono, spesso il nome gli è associato a Mandelbrot. Allora, e vengono presentati come una cosa nuova, che la scienza tradizionale, che è un po' stupida, bigotta, eccetera, eccetera, non aveva capito. Allora, questa è una delle tante balle, supercazzule, per usare la terminologia del Conte Mascetti, che vengono dette. No, perché ad esempio i frattali voi li trovate tranquillamente alla fine dell'Ottocento. Uno dei esempi più clamorosi dei frattali l'ha fatto Weierstrass, cioè un matematico classico per eccellenza, nei suoi lavori di sulle serie di Fourier. No, voi sulle serie di Fourier potete avere delle serie di Fourier continue e non differenziabili, e quelli sono dei esempi di frattali che hanno una struttura autosimilare, eccetera. I frattali, da un punto di vista fisico, l'aveva sgamati per Rennes intorno al 1910, negli esperimenti del moto browniano. I matematici l'avevano capito benissimo, c'erano, cioè, i lavori di Julia degli anni 20, gli insiemi di Julia, Hausdorff, Hausdorff nella teoria della misura, lui i frattali l'aveva infatti la cosa
che i fisici chiamano dimensione frattale, i matematici la chiamano giustamente dimensione di Hausdorff, che è una cosa un po' più precisa e è associata a una misura. Quindi diciamo, a essere Pignoli un frattale non è un oggetto, un frattale è una misura, e quindi bisogna, per farlo bene bisogna generalizzare la teoria della misura, cioè che se fa insomma, cioè, vabbè, insomma, da piccolo c'ero anch'io in queste cose, c'erano gli anni 80-90, era una specialità romana aquilana. Provo a rifare la domanda un po' più avanzata. Al giorno d'oggi, quanto utilizzate la geometria frattale per studiare fenomeni caotici? Ma non è che usa la geometria frattale, diciamo. Per quanto ne sapevo, non è perché da matematici non è particolarmente. No, no, ma anche perché diciamo la dimensione frattale, diciamo, appunto. È un numero che può essere. È un numero, sì, è un numero, appunto. Allora, sto numero perché. Cioè, il numero che uno dice, il fatto che la dimensione frattale di una della dimensione di un attrattore sia 6,3, a chi se ne importa che è 6,3? Il problema è se è 6 e non 600, cioè, o 28. Quindi se è 6,3 o 6,2 a tutti i livelli pratici non cambia niente. Okay. Poi, diciamo, da un punto di vista delle cose teoriche eccetera, può essere interessante fare un'analisi tipo grandi deviazioni di un attrattore frattale, scomodando Reni, tutte le entropie generalizzate di Reni, quella roba là, insomma, cioè, si fa, insomma, può essere utile, diciamo, divertente, insomma, non, diciamo, da un punto di vista delle, diciamo, la frontiera delle cose caotiche sono, vabbè, quelle matematiche ovviamente, perché lì c'è un sacco di lavoro da fare, perché le cose sono state dimostrate solo in situazioni molto semplici, diciamo, fisicamente semplici, diciamo. E, da un punto di vista fisico, la frontiera è sui sistemi a tanti gradi di libertà, perché in sistemi a tanti gradi di libertà chi se ne importa della dimensione frattale? La dimensione frattale sarà un numero che fra l'altro è praticamente impossibile da calcolare. Quindi si può calcolare solo attraverso gli esponenti di Lyapunov. Gli esponenti di Lyapunov si calcolano, c'è stato un business degli esponenti di Lyapunov, cui diciamo, vabbè, insomma, pure qui, pure quella è una specialità romana aquilana. E quindi quando eravamo piccoli con Giovanni calcolavamo, insomma, 1000 esponenti di Lyapunov a botta, insomma. E poi dopo averla calcolata di tanti siamo resi conto che forse non sono così importanti, vabbè, ma questo è un'altra storia. E, diciamo, uno dei problemi, ad esempio, dei sistemi dinamici ad alta dimensionalità è cercare di costruire una meccanica statistica di situazioni non hamiltoniane, perché le cose hamiltoniane, almeno a livello fisico, si pensa di sapere come farle. Un sistema dissipativo con 5000 gradi di libertà, quello c'ha una misura che è un mostro, perché è un aggeggio singolare rispetto alle bag. Nessuno sa come è fatta, mentre mi sembra hamiltoniani spari la meno beta H e vabbè, poi qualche cosa succederà. Diciamo, nei sistemi dissipativi non puoi manco sparare la meno beta H, e quindi è tutto un'altra cosa. Bene, altri interventi? Bene, allora direi che possiamo ringraziare di nuovo il nostro ospite. E ci vediamo il prossimo incontro, che è il secondo mercoledì di febbraio. Grazie a tutti.